Allora, buongiorno, benvenuti. Ringrazio il vicepresidente Nicola Maccanico, la direttrice generale Giovanna Castelli, Civita, il CREDA di cui sono rappresentante, ma di cui abbiamo il professor Gambino, anche presidente dell'IAIC. E cerco subito di entrare nel concreto. L'incontro di oggi nasce come uno dei seminari che con il CREDA abbiamo organizzato già nel tempo, che si propongono sempre di sollevare problematiche, se ce ne sono, e comunque inquadrare i temi prescelti da un punto di vista il più possibile pratico e concreto, e poi anche aprire un dibattito con voi, tutte persone esperte del settore, per provare a individuare alcuni fili conduttori, per provare a individuare alcuni passaggi che possano costituire anche una sorta di linea da seguire per tutti gli operatori del comparto. Chiedo scusa per la voce, ma purtroppo con questi tempi ho un calo, cercherò il più possibile di farmi sentire, e soprattutto da moderatore faccio una brevissima introduzione, un po' utilizzando quelle che sono le mie competenze di giurista esperto di diritto d'autore e sottolineando un tema che un attimo fa Nicola ha subito centrato, che è quello appunto del diritto di autore come un asset. E infatti bisogna capire il rapporto tra il digitale, le nuove tecnologie, che quelle nuove diciamo, non sono, e il patrimonio culturale. Questo perché? Perché dobbiamo capire se e quale debba essere l'equilibrio fra la valorizzazione della conoscenza e la tutela dei diritti. Al contempo, se e quali sono le nuove forme e piattaforme di fruizione, di produzione, di condivisione del patrimonio culturale, e come queste nuove forme e piattaforme hanno e stanno cambiando il mercato, il diritto e la cultura. Diciamo che è innegabile come vi sia una importante democratizzazione dei fenomeni culturali, che però richiedono nuovi equilibri in rapporto con il passaggio da quello che è il possesso all'accesso ai contenuti e quella che è una ormai naturale interazione, anche attraverso i social network, tra i fruitori e i musei, tra i fruitori e il patrimonio culturale. E in particolare spero che oggi si possa comprendere se e in che limiti il patrimonio culturale nel digitale possa beneficiare anche di una sorta di eccezione legata al suo utilizzo per i privati e dai privati. In questo contesto il diritto d'autore è sicuramente lo strumento più adatto, strumento necessario ed utile per raggiungere un equilibrio di sistema e comprendere che cosa è lecito nel nuovo ambiente digitale e che cosa è invece vietato, con la consapevolezza che se partiamo dal presupposto che tutto è vietato, come dico sempre, tutto diviene permesso, e abbiamo quel fenomeno direi quasi anomalo della pirateria altruistica, che in qualche modo formalmente è pirateria ma è altruistica viste le finalità. E quindi serve una nuova lettura del diritto d'autore. In questa direzione ritengo che si stia muovendo anche la proposta di direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, in particolare per semplificare la concessione delle licenze e dei diritti da parte delle istituzioni che gestiscono il patrimonio culturale, e questo per favorire la diversità culturale, per favorire il conseguimento degli obiettivi didattici, in uno per favorire la partecipazione della società al patrimonio culturale e quindi per creare quella disseminazione, per tradurre un termine anglosassone,
che è ormai necessaria e direi anche inevitabile. Quindi, prima di passare la parola ai relatori, voglio concludere dicendo come è necessario considerare il digitale una formidabile occasione di sviluppo. E per farlo ritengo sia opportuno considerare il diritto d'autore uno strumento da declinare innanzitutto al plurale, quindi i diritti di autore, in cui le tecnologie siano messe al servizio della persona umana e non il contrario, e in cui i diritti di autore siano modulati in base alle diverse esigenze di accesso. E quindi, quanto più l'esigenza sarà di rango costituzionale e comunque sarà di garanzia di accesso alla cultura, tanto meno sarebbero richiesti vincoli. Questo perché il diritto d'autore, con la necessaria salvaguardia dei titolari dei diritti, oggi non può che rappresentare, a mio avviso, lo strumento necessario e direi anche straordinario per arrivare a gestire il patrimonio culturale in modo ottimale, sia da un punto di vista dell'impresa, sia da un punto di vista di chi fruisce del patrimonio culturale, anche perché una maggiore fruizione determina una maggiore circolazione di questo patrimonio culturale e quindi una sua maggiore e migliore valorizzazione. E allora su queste tematiche e in generale su quello che poi è il tema dell'incontro di stamattina, che con piacere, seguendo l'ordine del programma, passo la parola alla dottoressa Rossana Rumo, che è il direttore generale delle biblioteche e istituti culturali del Ministero dei Beni Culturali. Grazie.